prova, 1-2 prova, prova. Prova, prova.
Gentili telespettatori, buon pomeriggio dal Palaguaresima di Cingoli, in diretta streaming su Sport Eleven. Stiamo per trasmettere la partita relativa alla seconda giornata del campionato di Serie A Beretta femminile tra la squadra di casa della Santarelli Cingoli e del Iomi Salerno. Diamo lettura delle formazioni che scenderanno in campo. La Iomi Salerno con il numero 44 Canessa, con il numero 4 Dalla Costa, con il numero 12 Di Giugno, con il numero 1 Ferrari, con il numero 66 Kovaceva, con il numero 24 Lauretti, con il numero 15 Mainolovic, con il numero 5 Motta, con il numero 18 il capitano Pina Napoletano, con il numero 11 Romeo, con il numero 6 Rossomando, con il numero 13 Stettler e con il numero 17 Todorova. In panchina a guidare la squadra campana Laura Avram. Per la Santarelli Cingoli con il numero 14 Chiara Bartolucci, con il numero 3 Sara Bartolucci, con il numero 16 Lenia Battenti, con il numero 4 Eva Cappelli, con il numero 6 Chiara Ciattaglia, con il numero 17 Sofia Cipolloni, con il numero 18 Francesca Cristalli, con il numero 1 Margherita Danti, con il numero 5 Fatima Faris, con il numero 22 Alice Giambartolomei, con il numero 7 Cristina Lenardonne, con il numero 20 Caterina Mariniello, con il numero 11 Francesca Piattella, con il numero 10 Jessica Torelli, con il numero 2 Vaida Turchi, con il numero 8 Roberta Velieri. In panchina mister Nicolas Analla. Dicevamo di questa seconda giornata, la squadra locale da Santarelli Cingoli viene dalla sconfitta di Malo subita negli ultimi minuti, in cui la squadra di Analla ha lottato fino all'ultimo, poi si è dovuta rendere per 21-19 in terra vicentina, mentre il Salerno viene dall'ottima vittoria in casa contro il Pontinia. Dicevamo, il Salerno, sappiamo tutti, squadra pluriscudettata, squadra che lotterà per la conquista del titolo tricolore, quindi si prospetta qui a Cingoli una bella partita. Diciamo, tra le note, il Salerno ha scelto di lasciare a riposo oggi Suley Gomez e schiera le due bulgare Todorova e Kovaceva in formazione, anche l'italo-cilena Canessa e la italo-argentina Stettler. Tutto è pronto per l'inizio. A dirigere l'incontro di questo pomeriggio i signori Prandi di Brescia e Ambrosetti di Varese. Prima palla, quindi primo possesso per il Iomi Salerno, con Pina Napoletano e Ilaria Costa. C'è subito un problema, non è partito il cronometro. Adesso ci sarà un attimo di gli arbitri fanno riprendere da centrocampo, c'è stato un piccolo disguido iniziale. Siamo in attesa quindi di ripartire qui alla Palaguaresima di Cingoli, gara ancora a porte chiuse. Poi, come tutti sapete, da sabato 26 si potrà far entrare il pubblico in maniera contingentata a secondo delle varie decreti che ogni delle regionali. Questo primo possesso, quindi c'è il tiro da fuori di Ilaria Dalla Costa e subito una rete e il vantaggio del Salerno. Riparte adesso il Cingoli con il giro palla tra Torelli, Velieri, ancora Torelli e Cipolloni, le tre giocatrici nei ruoli centrali schierate da mister Analla. Adesso l'incrocio con Faris, ancora Cipolloni da fuori, tenta la penetrazione, ci riesce Torelli, il tiro, bella la conclusione di Torelli sul secondo palo che va a pareggiare
la rete di Ilaria Dalla Costa. C'è subito un fallo e i due minuti subito per Sofia Cipolloni, il fallo su Mainolovic, quindi subito niente ammonizione, subito i due minuti per il numero 17 del Cingoli. Si riprende quindi con un 9 metri per il Salerno con il numero 10 Stettler. Kovaceva, Mainolovic, ancora il possesso palla, adesso lo scambio, il tentativo di passaggio all'ala è quasi intercettato da una donna, ma la palla è sempre in possesso del Salerno, ancora con il numero 66 Kovaceva, che va a realizzare il vantaggio per il Salerno con un tiro da fuori. Cingoli adesso che si è riportata in avanti, Cingoli che in inferiorità numerica, dicevamo, per l'esclusione per due minuti di pochi secondi fa del numero 17 Cipollone, ancora la attacca con Velieri, Torelli, adesso Bartolucci, che intanto quel numero 3 Sara Bartolucci ha fatto il suo ingresso in campo. Torelli ancora la tenta il Cingoli di trovare un varco, ci prova e c'è un fallo, 9 metri per il Cingoli su Sara Bartolucci, che ha rilevato Faris in questo frangente. Perde palla Velieri, Pina Napoletano la riconquista, poi viene fischiato un passi a Pina Napoletano, la palla ritorna al Cingoli che si ripropone in avanti con Lenardon all'ala, Sara Bartolucci terzino sinistro. Adesso stiamo giocando senza pivot il Cingoli, c'è questo tentativo di passaggio all'ala verso Sara Cristalli, Francesca Cristalli scusate, tentativo che però è stato fermato con un fallo. Riprende il Cingoli a 9 metri, sempre Torelli con lo scambio con Bartolucci, che adesso sempre per Torelli, l'attacco per la mancina del Cingoli, il tiro è smorzato dalla difesa del Salerno che parte in contropiede velocissima. Manojlovic recupera palla, buona la difesa del Cingoli, buona questa prima fase della gara, 3 minuti e 20, 3 attacchi per ogni squadra portati in maniera egregia. Adesso il tiro di Bartolucci viene murato, è ancora però il Cingoli che ha la possibilità di portare ancora un attacco, sempre lo scambio tra Bartorelli e Torucci, Torelli ancora, Velieri, e adesso il passaggio di Velieri si perde in fallo laterale, ce l'ha rimessa in gioco subito Liesa Ferrari, riparte Ilaria Dalla Costa che tenta l'uno contro uno, viene fermata bene dalla Velieri, 9 metri ancora per il Salerno, gli arbitri che fanno rispettare la distanza dei 3 metri, fanno indietreggiare sulla linea di 6 il Cingoli. Adesso ancora lo scambio tra Mainolovic e Dodrova e il tentativo di passaggio al pivot, buona la difesa del Cingoli. Ancora la Kovaceva scambia con Dalla Costa, ancora Kovaceva tenta l'azione personale, la palla schiacciata colpisce la parte alta della traversa, si perde sul fondo, la rimessa di battenti per Torelli, fasi abbastanza veloci di questi primi minuti. La Torelli ancora murata dalla Stettler che sta giocando lì in mezzo come terzo difensore, sta murando a ripetizione i tiri dell'attacco delle cingolane. Ancora Dalla Costa adesso che si è scambiata di posizione con la Kovaceva, ancora Mainolovic, Dalla Costa, Kovaceva, ancora possesso palla del Salerno, adesso la Stettler che esce dalla sua posizione pivot per andare a ricevere il bellissima questa
questa palla filtrante della Kovačeva, che ha servito la Stettra in posizione di pivot, che è andata a realizzare la terza rete per il Salerno. 5 minuti e 40, 3-1 Salerno. Che ne pensi, Giacomo, di questi primi minuti di questo incontro? Buonasera a tutti. Sì, è una partita molto tirata, con Cingoli che comunque ha provato gli attacchi. Adesso ci ha provato Velieri, la parata però del numero 1 Ferrari. Diciamo che Salerno sta rispettando il pronostico, ma comunque Cingoli si difende bene. Intanto ristabilita la parità numerica, è rientrata a Cipolloni nelle fine del Cingoli, tentativo di passaggio al pivot, e questa volta gli arbitri decidono per un 7 metri, hanno ritenuto l'intervento della Stettler in aria, e quindi c'è un 7 metri che andrà a battere il numero 3 del Cingoli, Sara Bartolucci, contro Elisa Ferrari, e il tiro della Bartolucci va in rete, 3-2. Ilaria Dalla Costa, tentativo di tiro sul secondo palo, ma c'è un fallo della Faris che viene ammonita, quindi 9 metri per il Cingoli e l'ammonizione per il numero 5, scusate, 9 metri per il Salerno, ammonizione per il numero 5 del Cingoli. Dicevamo dei 7 metri, che è stato un po' il problema del Cingoli, e c'è ancora un'altra ammonizione per la Lenardon, ancora 9 metri per il Salerno. Kovačeva, scambio, l'incrocio con Dalla Costa, il passaggio al pivot che va, però questa volta la Stettler non è precisa, liberata sui 6 metri, ha spedito fuori, riparte il Cingoli, il contropiede, la Velieri, ancora una palla persa, fortuna della Velieri che gli arbitri hanno rilevato un fallo. 9 metri già battuto dalla Faris, ancora Cipolloni e Bartolucci, possesso palla in attacco del Cingoli. Dicevamo che questo è il problema dei 7 metri, dei rigori falliti, è stato un po' il motivo che ha determinato la sconfitta del Cingoli sabato scorso in quel di Malo, in cui le cingolane hanno fallito ben 4 tiri dai 7 metri contro i 3 centri su 3 tiri della squadra vicentina. Adesso intanto una bellissima parata di Ilaria Battenti sul tiro dall'ala sul secondo palo del numero 11 Romeo, sempre palla in attacco gestita dal Salerno, Manolovic, adesso Romeo, il taglio, il tiro di Ilaria Dalla Costa da fuori, nulla può Battenti, 4-2 Salerno, subito il Cingoli, la Cipolloni da fuori, risponde il Cingoli, colpo su colpo, bellissima partita fino a questo punto. 3-4. Oseremo dire che oggi qua si stanno affrontando in termine un po' così, diciamo, Davide contro Golia, ma adesso, fino a questo momento, il Cingoli sta rispondendo alla corazzata Salerno, colpo su colpo. Romeo, tentativo dall'ala, si è incrociata con si sono toccate con la Cipolloni, gli arbitri hanno fischiato un 9 metri per il Salerno, che è ancora in attacco, in possesso palla. Pina Napoletano, adesso Manolovic a doppio pivot da Napoletano, Dalla Costa da fuori, e ancora molto fischiali, giustamente, Brandi Ambrosetti, la Faris che è stata prima ammonita, adesso esclusa per 2 minuti.
seconda esclusione per la Santarelli Cingoli nel giro di 10 minuti, ancora un'inferiorità numerica, cosa che le ragazze locali non possono permettersi. Riprende il gioco il Salerno, sempre in attacco. Stettler, Kovaceva, il passaggio all'ala per la Romeo, c'è l'invasione della Romeo, comunque battenti, aveva parato il tiro. Riparte il Cingoli, 4-3 Salerno, 10 minuti e 30 di gioco al Pala Quaresima. Partita fino a questo momento bella. Nelle file Cingoli, poco utilizzata, sfruttata l'ala destra Cristalli, e nelle file del Salerno poco servita l'ala sinistra e capitano Pina Napoletano. E c'è un time out chiesto dalle locali, da mister Analla, a quasi 11 minuti di gioco. Conduce il Salerno 4-3, partita bella qui alla Pala Quaresima. Un giudizio, Giacomo, su questi primi quasi 11 minuti di gioco? Ma una bella partita, molto tirata tra una parte e dall'altra. Abbiamo visto un Cingoli aggressivo sin dai primi minuti. Ci sono stati muri però della parte di una difesa molto arcigna da parte del Salerno, che non perdona le disattenzioni magari della Santarelli. Comunque una bella partita, speriamo che le ragazze di casa possano tenere fino alla fine questi ritmi. Ricordiamo poi alle 8:30 su Eleven Sports ci sarà anche la partita della squadra maschile, in quel di Cassano Magnago, quindi Cassano Magnago Santarelli Cingoli, che potrete vedere sempre qui su Eleven Sports. Speriamo comunque che siano due partite emozionanti. Grazie Giacomo. Intanto i cronometristi richiamano le squadre in campo. Time out chiesto dal mister Analla, che ha richiamato le sue. Adesso quindi si inizierà con la palla in attacco del Cingoli. Adesso già Cipolloni pronta. C'è il fischio e l'arbitro si riprende. Qui al Pala Quaresima, 11 minuti di gioco, Salerno 4, Santarelli Cingoli 3. Cipolloni sfugge la palla a Bartolucci. Il lungo lancio precisissimo di Elisa Ferrari alla Romeo, che ha cercato la compagna al centro ma non l'ha trovata. Adesso e c'è la rete. Bellissimo questo contropiede portato da Lenardon e finalizzato da Sofia Cipolloni, che è andata a pareggiare 4-4, seconda rete per Sofia Cipolloni. Adesso il Salerno in attacco con sempre Manolovic, Todorova, Stettler, l'Ilaria alla Costa da fuori. E questo è il motivo, sarà, della partita. Se le cingolane non riusciranno a difendere bene su Ilaria alla Costa da fuori lanciata, sarà un problema per le ragazze di Analla. Terza rete per Ilaria dalla Costa, tutte e tre le reti da fuori. 5-4 ancora vantaggio del Salerno. Intanto entra Mariniello con il numero 20 nelle file del Cingoli, il giovane pivot classe 2004 nell'orbita della nazionale under 17. Bartolucci ancora, Velieri, la mancina per Sofia Cipolloni, Velieri ancora, e Bartolucci, a cui sfugge ancora una volta la palla, cerca la Lenardon dall'ala e c'è il contropiede della Stettler, che va a realizzare sulla parata di Elisa Ferrari il contropiede, che non perdona, della Stettler, anche lei alla seconda marcatura. Adesso doppio vantaggio del Salerno, 6-4 al tredicesimo. Giro palla del Cingoli, adesso la Bartolucci, ancora un tiro fuori misura nel numero 3, terzino sinistro del Cingoli. Riparte il Salerno dalla Costa, ancora la palla va fuori, era sembrato
era sembrata che la palla fosse finita in rete, invece è terminata di poco sul fondo. Rimette in gioco Battenti per Sofia Gibolloni. Adesso intanto esce la Bartolucci, rientra Jessica Dorelli in ruolo di centrale, la Gibolloni torna al suo ruolo naturale, zio sinistro. Lenardone all'ala, lo scambio Gibolloni ancora a Torelli, Velieri ancora a Gibolloni, possesso palla il Cingoli, 14 minuti, Torelli, Mariniello, si cerca la Gibolloni, il tiro e c'è la rete. Questa volta Elisa Ferrari non è stata impeccabile nel tentativo di fermare il tiro fuori di Sofia Gibolloni, che è andata a realizzare la sua terza rete personale. Cingoli fino a questo punto, a metà quasi del primo tempo, Santarelli Cingoli c'è e si tiene aggrappata alla Iomi Salerno. Covacci va sempre lo scambio con la Stetter, sempre dalla Costa, che è indisturbata, 1-2-3, tiro da fuori e rete. Quarta rete, 7-5 Salerno. Adesso riparte la Cipolloni, e questa volta era sfuggita all'uno contro uno alla Manojlovic, che l'ha stesa da dietro, quindi un due minuti anche per il numero 15 Ramona Manojlovic del Salerno. Prima esclusione per la squadra campana. Si riprende in questo istante Cingoli, adesso vediamo se sarà capace di sfruttare la superiorità numerica. Il tiro e c'è la traversa sul tentativo di pallonetto di Cristina Lenardon dall'ala. Esce Elisa Ferrari, Laura Avram opta per i 6 giocatori di campo in questi due minuti in cui dovrà giocare in inferiorità numerica. Intanto è entrata anche la Todorova, la Lauretti Matos all'ala, Kovaceva è finta e rete, uno contro uno. E c'è un due minuti anche alla Lenardon. Ci sembrano eccessive queste sanzioni, 15 minuti e 39 di gioco, già 4 esclusioni, 3 nelle file Cingoli e 1 nelle file del Salerno. Si riprende dopo la rete della Kovaceva, seconda rete personale. 8-5 adesso, massimo vantaggio Salerno, più 3 a poco più di metà del primo tempo. Adesso il tentativo, non è preciso il passaggio della Torelli, cerca di buttarsi dentro Velieri, viene murata dalla Stettler. Si riprende la Velieri, Torelli, Cipolloni. Le squadre stanno giocando entrambe con l'uomo in meno. Dalla Costa, Todorova, Lauretti Matos. Dall'ala sul primo palo va a realizzare la prima rete e il 9-5 per il Salerno. Adesso le ragazze locali di Analla ci sembrano un po' in difficoltà. Intanto è rientrata anche Pina Napoletano, quindi il Salerno in superiorità numerica. Ci prova la Cipolloni, uno contro uno, ma la Matos, il tiro da fuori della Torelli è stato murato. Adesso riparte Ilaria La Costa con la Kovaceva da fuori e c'è la rete ancora della Kovaceva,
5-10, adesso il vantaggio si è dilatato, 17-30 di gioco. Intanto cambio in porta per il Cingoli, esce Battenti, entra Margherita Danti, classe 2006. Cipolloni, tanto anche Ciattaglia ha fatto il suo ingresso in campo, Mariniello ci prova adesso, la Cipolloni, la Ciattaglia, è notevole il muro e la difesa ancora del Salerno, contropiede questa volta lungo il lancio di Elisa Ferrari, che intendeva servire Pina Napoletano, una giada sulla sinistra, passaggio lungo che si è perso sul fondo, riparte il Cingoli. Ciattaglia, ruolo di centrale, Cipolloni, Velieri, Ciattaglia, ancora Cipolloni, il possesso, il giro palla del Cingoli, in questi ultimi minuti ha trovato molta molta difficoltà a superare il muro della Ciprova, questa volta la Cipolloni aveva trovato un varco, ma la palla si perde a destra, riparte subito il Salerno, ma perde palla anche la Todorova, riparte il Cingoli, Sofia Cipolloni non trova una compagna pronta da servire, rientra la difesa del Salerno, adesso tutta schierata ancora sui 6 metri e per il Cingoli si fa dura, perché con la difesa schierata il Salerno è veramente difficile trovare il varco per andare in rete. Ci prova adesso Cipolloni, il passaggio ancora Mariniello, non riesce, la palla riparte il Salerno, contropiede per il lancio per Pina Napoletano, che va a realizzare la sua prima rete. 11-5, quasi 20 minuti di gioco e adesso Giacomo si sta facendo dura per la squadra locale, ci prova ancora Murata dalla stetta della Cipolloni, adesso Giacomo si fa dura per il Cingoli. Sì, perché Salerno ha preso fiducia, è riuscito a prendere distacco e non è facile rimontare, ma manca ancora tanto, ma 6 gol onestamente sono tanti da recuperare contro un ottimo Salerno. Ci prova Ciattaglia adesso, ma c'è il braccio alzato degli arbitri ad indicare il passivo. Adesso la Lenardone dall'ala che trova una bella rete sul secondo palo. Prima rete per Cristina Lenardone, ben servita da Sofia Cipolloni. 11-6, accorcia leggermente il Cingoli. Intanto è entrata in porta il numero 12 di Giugno nelle file del Salerno. Todorova, ancora Kovaceva, Napoletano, doppio pivot per il Salerno, l'area dalla costa che non si riesce a fermare, servizio, palla schiacciata per Pina Napoletano che va a realizzare la sua seconda rete personale, riparte subito veloce il Cingoli, ma palla ancora intercettata e sinceramente se oltre alla caratura tecnica della squadra di Laura Avram, se Cingoli perde anche queste palle in attacco, la partita si fa veramente dura. 12-6 al 21esimo con il possesso palla sempre in attacco, Manolovic, Todorova, adesso ancora Manolovic, lo scambio con Dalla Costa, adesso Manolovic esce la stetta da posizione pivot e prova l'uno contro uno a Matos, l'ala destra, intanto e c'è anche il tiro adesso in doppio appoggio da fuori sempre di Ilaria Dalla Costa, che ha cambiato la, e c'è, dicevamo, c'è la rete di Cristina Lenardone che va ad accorciare, dicevamo che Ilaria Dalla Costa ha cambiato il tiro in doppio appoggio, ma non è cambiato il risultato, cioè la palla è finita ancora in rete. 7-13, 5 le reti della Dalla Costa, la migliore realizzatrice fino a questo punto dell'incontro. Todorova adesso con Retti Matos, lo scambio, Manolovic sempre Dalla Costa,
Adesso ancora il doppio pivot per la Matos e Stettler, il passaggio al napoletano, cerca un varco e questa volta intercetta la Cipolloni che va tutta sola in contropiede e c'è la rete ancora di Sofia Cipolloni. Buona la prestazione nelle file locali, Sofia Cipolloni, quarta rete per lei. 8-13, rientra leggermente il Cingoli. Todorova ancora, Manolovic dalla costa, il giro palla della Matos che va sempre a doppio pivot cercando di, e questa volta c'è l'uno contro uno vincente di Manolovic che va a realizzare la sua prima rete, risponde il Cingoli, ci prova la solita Cipolloni ma Matos e Todorova fanno buona guardia, sempre il Cingoli. Adesso mister Anala fa prendere fiato a Sofia Cipolloni, entra Alice Giambartolomei nella posizione di centrale, braccia a taglia, passa a terzino sinistro. Lo scambio intanto è rientrata anche Sara Bartucci nel ruolo di terzino destro che riceve in questo istante il passaggio all'ala, ancora intercettato, ancora un errore, peccato, e riparte velocissimo il contropiede e questa volta c'era la parata di Margherita Danti e ancora un due minuti sul contropiede il tiro ci è sembrato della Manolovic se non erro. C'è ancora un due minuti per la Faris che la seconda esclusione per il numero 5 del Cingoli al 24esimo, questo secondo due minuti. Intanto il tiro di Ilaria Dalla Costa schiacciato su rigore che va a realizzare la sua sesta rete personale. Cingoli ancora in inferiorità numerica. Lenardone adesso taglia il possesso palla del Cingoli in attacco, c'è taglia, cerca un varco per Lenardone che sbaglia il passaggio alla taglia che recupera però palla, adesso sempre a Bartolucci, la Ciattaglia ci prova da fuori ma ancora l'ennesimo muro della difesa del Salerno, palla in angolo. Lenardone cerca la collaborazione di una compagna, la trova in Ciattaglia, Lenardone adesso c'è il braccio del passivo, la Lenardone al tiro e ancora un muro, incredibile. La difesa del Salerno penso abbia murato qualcosa come almeno 10 tiri. Mariniello ancora, c'è la Bartolucci, il tiro sul primo palo, la parata di Di Giugno. Adesso riparte sempre il contropiede, Todorova all'ala ma viene fischiato un'infrazione ai passi, palla al Cingoli, riparte con lo scambio tra Giattari e Bartolucci. Adesso Lenardone, chiaramente Cingoli non sta forzando i tempi in quanto sta giocando in inferiorità numerica. Entra intanto e fa il suo esordio quest'anno una delle veterane della squadra, Francesca Piattella, nel ruolo di centrale con il numero 11. Eccola adesso che gira palla verso il passaggio veloce di Giattaglia verso Lenardona che non trova, c'è il tiro della Lenardona, la parata ancora di Giugno, tiro da fuori troppo telefonato, Todorova in contropiede, si perde il pallone e adesso due minuti anche per la Todorova, colpevole di non aver lasciato subito il pallone, anche qui fiscalissimi arbitri. Ma e siamo a 6 esclusioni totali, 4 nelle file Cingoli, 2 adesso la seconda per il Salerno con la Todorova. 26 minuti e 15 secondi, 15-8 il punteggio, rientra intanto Faris. Giacomo, cosa ne pensi della gara fino a questo istante, come hai visto le due squadre?
Adesso c'è una fase in cui le due squadre si stanno fronteggiando alla pari. Cingoli adesso deve sfruttare questa superiorità numerica, perché sarebbe importante chiudere il primo tempo almeno a meno 5 per poi ricostruire il secondo tempo. Intanto ci ha ascoltato subito Sara Bartolucci. Eh sì, ha trovato una conclusione sul primo palo non impeccabile da Di Giugno, e Sara Bartolucci che va a realizzare la sua seconda rete personale, 15-9, quasi 27 sul cronometro, 3 minuti e 15 per la precisione alla fine di questa prima frazione. Intanto Ilaria Dalla Costa ancora, ma lo scambio, l'incrocio con Manolovic, ancora lei per la Todorova. Intanto è rientrata all'ala al numero 11 Romeo, ancora Ilaria Dalla Costa che cerca il Cingoli. Adesso c'è, viene fischiato un blocco regolare di Lauretti Matos nella posizione di pivot, riparte il Cingoli, ci attaglia ancora la Bartolucci. Lauretti Matos che difende molto bene e interrompe l'azione offensiva Cingoli. Bartolucci ci attaglia, che ha cercato la Lenardon, ancora un passaggio un po' approssimativo, ci attaglia ancora per Bartolucci, la palla sulla traversa, poi recupera la, ci attaglia, e questa volta il passaggio impreciso della Ciattaglia per Lenardone, la palla sfila in fallo laterale, riparte il Salerno. Non c'è stato un attimo di tregua in questa prima frazione, partita veloce e piacevole e ben giocata da ambo le squadre. 2 minuti al termine, 15 Salerno, 9 Cingoli. Kovaceva ancora con lo scambio con Lauretti Matos, Dalla Costa da fuori e la bordata finisce sulla parte bassa della traversa, ma non va in rete. Riparte il Cingoli, contropiede adesso per la Lenardon, il tiro schiacciato, la parata di Di Giugno con l'aiuto del palo. Questa volta non è stata fortunata Cristina Lenardon, il suo tiro meritava una sorte diversa, ma così non è stato. Romeo, Manolovic, Kovacev. Adesso il Salerno in questo ultimo minuto e 15 di gioco chiaramente non ha intenzione di forzare i tempi. 15-9 più 6 sul Cingoli. Todorova ancora, Ilaria Dalla Costa da fuori, questa volta è murata e c'è il contropiede lanciato si sono scontrate in due in contropiede, la Faris con la Lenardon niente, c'è stato fischiato chiaramente un'invasione, nulla di fatto, 15-9, 40 secondi al termine del primo tempo. Kovaceva lo scambio sempre con la Dalla Costa, l'incrocio con la Lauretti Mados e Dalla Costa e il tiro in doppio appoggio di Manolovic che va a realizzare la rete numero 16 per il Salerno, seconda personale per il numero 15 della squadra di Laura Avram. Messo il Cingoli, 8 secondi termine, il passaggio all'ala per Lenardon, scusate, per Velieri che fallisce il tiro, palla sul fondo e finisce qui la prima frazione. 16-9 Salerno, partita ben giocata da ambo le squadre. Dicevamo, il Cingoli ha tenuto fino a metà del primo tempo, poi il Salerno dall'alto della sua classe, le sue individualità ha spinto sull'acceleratore ed ha dilatato il suo vantaggio fino al 16-9 finale. E ci risentiamo a tutti tra un quarto d'ora circa per il secondo tempo dal Palaresima, è tutto, ci risentiamo tra un po'.
Gentili telespettatori di Sport Eleven, sì, stiamo riprendendo la linea qui dalla Palaguaresima di Cingoli per questo secondo tempo di Santarelli Cingoli Yomi Salerno, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A femminile Beretta. Primo tempo si è concluso in favore delle campane con il punteggio di 16-9. Adesso è il Cingoli che è il primo possesso palla in attacco con Velieri e Torelli, il tentativo della Cipolloni che ha cercato di incunearsi nella difesa, di sorprendere la difesa del Salerno che come sempre ha fatto buona guardia, quindi 9 metri ancora Faris per Cipolloni, ancora Torelli, adesso la Velieri, tentativo di passaggio alla Cipolloni che riceve in maniera non proprio perfetta, Torelli, ancora difficoltà del Cingoli nel giro delle palle, adesso ci prova Cipolloni, Murata, adesso Lenardone dall'ala che questa volta riesce a passare, quindi prima rete di questo secondo tempo per la Cipolloni, 10-16, riparte velocissima, ha sbagliato l'anticipo della Cristalli e la Todorova va subito a la Kovaceva va subito a realizzare la rete numero 17 della Salerno. Cingoli in attacco, Velieri, Torelli, sfugge la palla ma la riconquista e il tiro da fuori ancora di Sofia Cipolloni, la giocatrice più intraprendente del Cingoli, e adesso questo scalare fino al tiro dall'ala della Romeo e battenti, non si fa sorprendere, riparte il Cingoli, Velieri velocissima, Torelli, il tiro in doppio appoggio, Murato, riprende Faris, fase ancora confusa, ancora il tiro della Torelli e la parata di Giugno, e riparte adesso il Salerno, Kovaceva, Napoletano, ancora Kovaceva dalla Costa che ritorna nella posizione di terzino sinistro, il giro palla Kovaceva dalla Costa e Manolovic, ancora dalla Costa per la Manolovic, il passaggio alla Pina Napoletano che sbaglia però la conclusione sul primo palo, riparte il Cingoli. ...17-11, 3 minuti di gioco in questo secondo tempo. Torelli, lo scambio con Velieri e con la Cipolloni. Cingoli che è rientrata in campo con la formazione iniziale. E ancora in doppio appoggio la Cipolloni. Ancora Sofia Cipolloni, starete per lei. Raggiunge la dalla Costa che va a realizzare adesso dall'ala dopo ancora un errore nell'anticipo a parte Cingoli. Dicevamo l'area dalla Costa che va a realizzare la prima rete di questo secondo tempo, la settima personale. 18-12 il punteggio. E ancora Sofia Cipolloni, ancora lei dall'ala. Perde palla in attacco il Salerno, adesso riparte lentamente il Cingoli, Giacomo. Comunque Mirko, è un buon inizio di secondo tempo da parte della Santarelli Cingoli, subito agguerrite, precisione nei passaggi, in tiro, bisogna continuare così per spaventare un po' le salernitane. Grazie Giacomo, ancora Sofia Cipolloni, questa volta Di Giugno non si fa sorprendere. Riparte velocissimo il contropiede di Stettler che va a realizzare sul primo palo. ...13-19... adesso ci prova Lenardone, ancora Sofia Cipolloni che si va a prendere, a guadagnare un 7 metri.
dopo una bella penetrazione da terzino sinistro, e adesso entra Sara Bartolucci che va a posizionarsi sulla linea di 7 metri. Bartolucci che realizza, Sara Bartolucci va a realizzare il rigore per il Cingoli, 14-9. Partenza anche in questo secondo tempo molto bellissima, bellissimo il passaggio di Dalla Costa per la Settler. Dalla Costa che pesca il pivot libero al centro dell'area, che va a realizzare il numero 13 di Salerno, la sua quarta rete personale, 20-14. Per il Salerno, che adesso il Cingoli in possesso palla in attacco, Torelli, cambio, Faris, adesso l'incrocio, Lavelieri, tiro, un doppio appoggio da fuori, da Di Giugno, non si fa sorprendere, riparte velocissima Romeo, Kovaceva, Dalla Costa, passaggio all'ala per la Napoletano, che sul secondo palo va a realizzare la rete numero 21 per il Salerno. Ancora il Cingoli, ancora Sofia Gipolloni, ancora un rigore procurato dal numero 17 del Cingoli. È un po' una sfida Cipolloni contro tutti. E ancora l'ingresso di Sara Bartolucci per questo 7 metri, che va ancora a realizzare. Quarta rete per Sara Bartolucci, e questa volta è fortunata Dalla Costa, il tiro viene smorzato e piazza il portiere del Cingoli battenti. Palla quasi persa dalla Torelli in attacco, dicevamo, della Dalla Costa, che ha realizzato la sua ottava rete, seconda in questa ripresa. Ancora qualche difficoltà in attacco per il Cingoli, ma recupera palla Torelli, Velieri, lo scambio ancora tra le due con la Cipolloni, Faris che esce dalla posizione pivot, l'incrocio della Velieri, passaggio intercettato, e quando il Cingoli perde palla il Salerno in contropiede non perdona, come in questa occasione con il numero 11 Romeo, che va a realizzare la sua prima rete dell'incontro, 23-15. Adesso c'è un cambio all'ala destra per il Cingoli, esce Francesca Cristalli, entra Sara Bartolucci con il numero 14. Giro palla, adesso l'incrocio, sempre questa volta non è preciso il passaggio, non si intendono Sofia Cipolloni e la propria compagna, la palla va in fallo laterale, subito prontamente rimessa in gioco dal Salerno, Dalla Costa, adesso con Kovaceva, Manolovic, lo scambio tra le tre giocatrici nelle tre posizioni centrali, l'incrocio con il pivot, ancora il passaggio bellissimo questa volta della Manolovic per la Stettler, un'intesa perfetta, e il numero 13 del Salerno porta a 24 le reti della propria squadra, la quinta personale del pivot campano. Ancora 9 minuti di gioco, ancora una partita velocissima e bella sotto tutti i punti di vista. La parola a te, Giacomo, per un commento. Sì, la Santarelli aveva cominciato bene il primo tempo, poi qualche errore di troppo ha riportato sul più 9 la squadra ospite. Cingoli non si deve disunire, perché altrimenti si rischia un parziale ancora più peggiore, insomma. Quindi speriamo che mister Anala possa ridare le giuste convenzioni alle proprie ragazze. Sì, infatti non sono queste, diciamo, le gare in cui la Santarelli Cingoli deve far punti, sono gare in cui secondo noi il mister Anala dovrà cercare di
perfezionare i meccanismi, soprattutto difensivi. Per questa squadra dall'età media molto giovane, la squadra locale, che dovrà, come diceva Giacomo, cercare di non abbassare la guardia e di giocare con concentrazione e grinta fino all'ultimo minuto, altrimenti veramente si rischia di un passivo troppo pesante. Mirko, conosciamo il valore di questa squadra, l'abbiamo vista da tanti anni in Serie A2 e siamo convinti che ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo campionato, ma bisogna lavorare ovviamente su ogni dettaglio e non sbagliare, ecco. È pur sempre Serie A veretta. Riprese intanto il gioco dopo il time out chiesto dal tecnico Analla. Adesso il Cingoli ci prova, Velieri, la Cipolloni, ancora Velieri, la Pina Napoletano fa un'ottima difesa sul numero 8 del Cingoli, 9 metri già battuto, Cipolloni, Torelli e sempre Velieri, ancora Cipolloni che tenta l'uno contro uno, poi il tentativo di passaggio al pivot e non riuscito, a Faris che non rientra, contropiede questa volta del Salerno, passaggio a Romeo è troppo lungo e si perde in fallo laterale, addirittura in fallo di fondo, quindi ripresa da battenti, subito in avanti per Cipolloni, Lenardon per Cipolloni, ancora Torelli, passaggio all'ala, libero sul primo palo, prima palla per Chiara Vatolucci che va a realizzare una bella rete sul primo palo tra palo e portiere, 16-24. Covaiva, Pina Napoletano dall'ala e questa volta c'è la rete di Pina Napoletano, non impeccabile l'area battenti. ...16-25... ancora servita Chiara Vartolucci all'ala, ma Velieri, Torelli e Cipolloni fanno girare la palla per cercare adesso di portare un attacco verso la porta del Salerno, ci prova, è fermata la Torelli che sembrava aver trovato il varco giusto, ma così non è stato, ancora Cipolloni, ancora Torelli, un po' impreciso il giro palle Cingoli, il tiro in doppio appoggio del numero 8 Veri del Cingoli che sorprende stavolta, poi c'è lo sfondo fischiato in attacco alla Kovaceva. Prima rete, dicevamo, per Roberta Velieri, la macina del Cingoli. Adesso riparte sempre Cipolloni per Torelli che va dentro e va a realizzare, fischiato uno sfondo alla Torelli, uno sfondo un po' dubbio, ma gli arbitri hanno deciso così, va bene così. Adesso intanto il contropiede del Salerno era stato fermato da Cristina Lenardon. Riparte comunque il Salerno in fase attacco, l'area dalla costa, Manojlovic e il tiro da fuori di questa ragazza è veramente una bordata e va a realizzare la rete numero 26 per il Salerno. Adesso Cingoli in attacco, terza rete per Ramona Manojlovic, Torelli, sempre Cipolloni, Velieri, ancora lo schema chiamato e ancora questa volta trova il 7 la Velieri, trova il 7 alla sinistra del portiere, va a realizzare la seconda rete nazionale, 18-26. La Dalla Costa non ci sta e cerca subito di riportare le giuste distanze tra le due squadre, ma il suo tiro schiacciato viene fermato da un fallo, riprende sempre il Salerno in attacco. Kovaceva, Dalla Costa, Manojlovic, ancora l'incrocio con l'area Dalla Costa, Manojlovic per Kovaceva, ancora il passaggio all'ala per Napoletano che va a realizzare la quinta rete personale. 27-18, 13-20 di gioco in questo secondo tempo, +9 per il Salerno,
16-9 si era concluso il primo tempo, quindi vantaggio che si è ancora dilatato. Ci prova adesso Torelli e il passaggio scalare all'ala alla Lenardone non è preciso. La palla va in rete sul tiro della Torelli, non è riuscito l'intervento del portiere Di Giugno e quindi c'è stata la rete del numero 10 del Cingoli, Jessica Torelli, che ha accorciato un po' le distanze 27-19. Siamo quasi a metà di questo secondo tempo. Manolovic e Salerno in attacco dalla costa, passaggio sotto mano alla Stettler, bellissimo il gesto tecnico di Ilaria Dalla Costa che ha servito il pivot. Stettler che non si è fatta pregare è andata a realizzare la sesta rete personale. 28-19, riparte adesso sempre il Salerno, Dalla Costa per Manolovic, c'è ancora la rete con la difesa del Cingoli un po' sorpresa e il vantaggio si è dilatato. Siamo a metà del primo tempo, 29-19, con questa ultima rete della Manolovic. A te, Giacomo. Ramone Manolovic, ce la ricordiamo qui al Palaquaresima qualche anno fa, quando calcava con la maglia del Fondi. Beh, ne sono passati le stagioni e sembra sempre una giocatrice di grande valore. Sì, infatti il numero 15 del Salerno ha realizzato finora 4 reti. Adesso intanto è rientrata Sara Bartolucci e qui è stato fischiato un passi velocissimo, il contropiede, il lancio per Pina Laboletano che va a realizzare in contropiede la sua sesta rete. 30-19, adesso il Cingoli non deve mollare perché dicevamo non deve mollare per non avere una debacle dal punto di vista del punteggio. Velieri, Cristalli, Cipolloni, ancora passaggio all'ala, intanto ha fatto il suo ingresso l'ala sinistra il capitano Eva Cappelli. L'area Dalla Costa e tiro schiacciato del numero 4 del Salerno che va a realizzare la sua rete numero 9, migliore marcatrice dell'incontro fino a questo momento. Ancora un cambio, adesso mister Analla fa tirare il fiato un po' a Sofia Cipolloni che è uscita abbastanza stremata. Come dicevi tu Mirko, non sono queste le partite dove far punti, però non bisogna nemmeno prendere un'imbarcata clamorosa, anche perché le ragazze hanno tenuto per larghi tratti della partita, sarebbe un peccato perdere con tanti gol di scarto. Qui adesso Roberta Velieri ha accorciato. Riparte ancora Manolovic, la palla sul palo, poi c'è l'invasione in fase attacco del Salerno, c'è la giocatrice a terra, gli arbitri dovevano interrompere il gioco, così non è. E adesso se ne accorgono e interrompono il gioco. È stato un attimo la Stettler che è rimasta contusa sull'azione precedente con uno scontro, ma penso con una sua compagna. Adesso la numero 13 del Salerno esce ed entra la Matos, Loretti Matos. Ancora adesso il Salerno in attacco con la solita Dalla Costa, fermata questa volta dalla Ciattaglia. Ancora tentativo, la finta di tiro, lo scarico a destra e poi il passaggio all'ala per la Romeo,
e c'è la rete sul primo palo, non impeccabile questa volta Battenti. La Romeo va a realizzare la sua seconda rete personale. 32-20 il punteggio. Ci attaglia Bartolucci, cerca Velieri l'affondo, il passaggio all'ala per Cristalli, non riesce, poi sempre Velieri, la mancina e c'è il tiro incrociato di Chiara Ciattaglia che va a realizzare la sua prima rete dell'incontro. 21-32 più 11, 19 sul cronometro, 11 al termine qui al paraquaresima di Cingoli tra le locali della Santarelli Cingoli e la Yomi Salerno. Sempre adesso l'incrocio con il doppio pivot Lauretti Matos, Romeo, ancora il passaggio all'ala per Napoletano che cerca di liberarsi della, lo fa egregiamente, ma poi il tiro si perde lungo sul secondo palo, rimette in gioco Tanti, ci attaglia lo scambio Bartolucci, ancora Velieri che tenta l'uno con e la, c'è il tiro da fuori di Chiara Ciattaglia, la parata di Di Giugno. La rimessa è sempre per il Cingoli che riparte con questa azione in attacco, scambio Bartolucci, Ciattaglia, Velieri, ancora il giro palla del Cingoli, adesso ci prova da fuori Sara Bartolucci, il tiro è murato, ci sarà l'angolo sempre per la Santarelli. Cappelli la rimessa subito sulla Bartolucci, ancora Ciattaglia, il tiro doppio appoggio del Velieri viene smorzato, tentativo di lancio di Di Giugno per il contropiede ma viene intercettato da Cristalli, pala quindi al Cingoli. Intanto esce Faris, entra Mariniello nella posizione di pivot per le locali. 21-32, 20 minuti e 30 di gioco, si entra negli ultimi 10 minuti di gioco qui al Palaquaresima. 21-32 più 11 Salerno. Ciattaglia, Mariniello, adesso Velieri, ancora Ciattaglia, il passaggio all'ala, sfugge la palla a Cristalli, la recupera il portiere Di Giugno, subito riparte ma si ferma poi la Mainolovic e c'è il time out di Laura Avram che richiama in panchina le sue giocatrici. 9 minuti al termine, 21-32 il punteggio. Un commento, Giacomo, su questa ultima fase dell'incontro. Cingoli adesso ha provato a rialzare la testa, due bei gol con Velieri e Ciattaglia. Bisogna sempre migliorare l'ultimo scatto, però bisogna anche dire che la Yomi Salerno ha una difesa che sembra proprio impenetrabile. Grandi muri, grande collaborazione, si vede che è una squadra rodata, è una squadra che negli ultimi anni ha vinto praticamente tutto in ambito italiano, però ci sono tutte le premesse per assistere a dei buoni ultimi 10 minuti. Grazie Giacomo, riprendo la linea qui dal Palaquaresima ai Cingoli, seconda giornata di andata del campionato Serie A Beretta. Siamo in diretta su Eleven Sport, diretta streaming, gara ancora a porte chiuse. Come sapete tutti, la federazione ha concesso poi da sabato prossimo 26 settembre l'ingresso del pubblico, rispettando sempre il decreto DCPM del 7 agosto e i DCPM regionali, quindi ingresso contingentato del pubblico nei palasport di tutta Italia, eccetto per quelle regioni dove ancora c'è il divieto, quindi l'obbligo di giocare a porte chiuse. Teodorola, Manolovic, Romeo dall'ala, questa volta va fuori sul secondo palo il tiro dell'ala mancina del Salerno. Riparte il Cingoli, Velieri, Ciattaglia, la Bartolucci ci prova il servizio sulla Mariniello, forse c'era un fallo sulla Mariniello, non se ne avvedono gli arbitri. Riparte il Salerno come la solita dalla costa, inserimento della Mainolovic che va in penetrazione da terzino destro, va a realizzare ancora una rete
per la propria squadra, la quinta personale, la numero 33 per il Salerno. Sciattaglia Bartolucci, Velieri, ancora Bartolucci che tenta l'azione personale, ma c'è un fallo, quindi 9 metri ancora per il Cingoli. Già battuta la palla alla Ciattaglia, Bartolucci lo scambio con la Cappelli dall'ala, Ciattaglia ci prova, adesso è il tiro della Velieri, non è fortunata, riprende Mariniello, la respinta e va a realizzare il pivot cingolano, la sua prima rete penso in assoluto in Serie A Beretta per questo giovane pivot di proprietà del Caravalle, che è in tesserata in prestito al Cingoli. Adesso la Mainolovic da fuori, tiro schiacciato e ancora una rete. Riparte la Velieri per la Bartolucci e il tiro in doppio appoggio va alto, la Bartolucci reclama un fallo, così non è. Riparte in attacco, adesso chiaramente il Salerno non ha intenzione di forzare i tempi. Intanto è uscita Ilaria Della Costa, è entrata la Todorova che va, ci prova da fuori, poi sulla respinta c'è la rete della Lauretti Matos, sulla respinta di Danti. Lauretti va a realizzare la seconda rete personale, 35 per il Salerno. Cingoli in attacco. C'è il tentativo da fuori della Velieri, parato dalla Di Giugno, adesso riparte subito il Salerno. Ancora il tiro sotto mano della Todorova, scusate, della Kovaceva. Tentativo il Cingoli e non va a segno, contropiede della Matos, Lauretti Matos che va a realizzare ancora una rete in contropiede per il Salerno. Intanto rientra in campo la Cristina Lenardon, la posizione alla sinistra, adesso esce anche Velieri, fa rifiatare mister Analla il suo terzino, il suo terzino destro, entra Alice Giambartolomei nel ruolo di centrale, Ciattaglia passa nella posizione di terzino destro, Giambartolomei, e c'è un time out subito fischiato da mister Analla al 26esimo, 4 minuti al termine, 22-37 il punteggio, che in questa seconda fase del secondo tempo si è dilatato. Il Cingoli ha messo in campo tutto quello che aveva, ma la forza del Salerno la conosciamo, quindi mancano 4 minuti al termine. Analla cercherà di dare le ultime indicazioni alle proprie ragazze per almeno far bene, cercare di non mollare negli ultimi 4 minuti di gioco che rimangono. Ma sì, Mirko, negli ultimi 5 minuti sembra che la squadra abbia proprio staccato la spina, un break di 0-4 che diciamo che ha tagliato un po' le gambe alla Santarelli. Comunque possiamo dire che ogni partita in questa nuova esperienza di Serie A diretta femminile deve essere un insegnamento per queste ragazze che debuttano. A Cingoli una massima serie femminile di pallamano mancava da 23 anni, quindi bisogna anche un attimo ambientarsi e speriamo, sappiamo che dalle prossime partite assisteremo a una grande Santarelli. Grazie Giacomo, intanto time out è terminato, le squadre stanno facendo il loro rientro in campo, palla chiaramente del Cingoli,
time out chiamato da mister Anala. Stiamo, si riprende adesso in questo istante, ecco, gli ultimi 4 minuti e mezzo di gioco. Gian Bartolomei, Cipolloni, lo scambio tra le due con Ciattaglia, giro palla del Cingoli e c'è il passivo già degli arbitri, c'è il tiro della Cipolloni, il tiro è deviato dalla difesa del Salerno, cioè sarà all'angolo, così è battuto subito dalla Nenadon e c'è la rete da fuori di Gian Bartolomei, anche lei primo gol in assoluto in Serie A Beretta, anche ai classi 2-4, giovanissima. Kovačeva, adesso Todorova, scambio con Manolovic, Kovačeva, Todorova, Manolovic. L'area da Costa si è accomodata in panchina giustamente, dopo l'ottima prestazione sta rifiatando. E c'è il fallo, questo tentativo di intercettare la palla della Cristalli, c'è 7 metri e 2 minuti per Francesca Cristalli. La battuta Rossomando, anche lei giovanissima, che va a realizzare il numero 6 del Salerno. Giulia Rossomando va a realizzare la rete numero 38 per la sua squadra. Alice Gian Bartolomei, Ciattaglia, lo scambio con Cipolloni, ancora ci prova ma il tiro è ribattuto, riparte il Salerno. Kovac, ha fatto da poco, adesso in campo al posto di Pina Napoletano, adesso tentativo incerto da parte della difesa del Salerno, ma il Cingoli ancora passato palla da fuori e c'è la rete di Sofia Cipolloni, va a realizzare la rete numero 8 personale, 24-39, sempre il punteggio più 15 a 2 minuti e 15 dal termine, più 15 per il Salerno. Todorova, adesso Rossomando, Todorova, Kovačeva, lo scambio con Manolovic, il tentativo è il, si libera il numero 66 che subisce un fallo in aria e ci sarà un ulteriore 7 metri per il Salerno. Alla battuta di nuovo il numero 6 Giulia Rossomando. E c'è ancora la rete dai 7 metri del numero 6 del Salerno, 40-24, un minuto e mezzo al termine. Cingoli in attacco, Gian Bartolomei, Ciattaglia, Cingoli anche in inferiorità numerica per l'esclusione di 2 minuti di Francesca Cristalli. Gian Bartolomei per, e c'è l'ennesima rete anche per ancora di Sofia Cipolloni, che raggiunge a quota 9 Ilaria Dalla Costa. Piccola soddisfazione per il terzino sinistro del Cingoli, numero 17. 9 le reti realizzate al pari di Ilaria Dalla Costa. Ultimo minuto di gioco, 40-25 per il Salerno, qui al Palla Quaresima ai Cingoli. Seconda giornata di Serie A Beretta femminile. Kovačeva ancora, il Salerno che non molla un attimo, nonostante il punteggio. Palla questa volta, l'attacco va in, la palla va in fallo laterale, riprende il Cingoli, forse l'ultimo possesso palla per la squadra di casa, 30 secondi al termine, forse l'ultima azione di questa partita. Cristina Lenardon per Alice Gian Bartolomei, Chiara Ciattaglia al volo, il passaggio servita da Gian Bartolomei, Chiara Ciattaglia va a realizzare la sua seconda rete dall'ala, il tentativo Somando va fuori. 10 secondi al termine, palla lunga per Cristina Lenardon, intercettata da Todorova. Manolovic che adesso cercherà di tirare, a 2 secondi alla fine Manolovic mette la parola fine a questo incontro con la sua rete numero 7 e fissa il punteggio sul 41-26
per la propria squadra, quindi dalla palaquaresima il risultato finale: Iomi Salerno batte Santarelli Cingoli 41-26. Dal palaquaresima di Cingoli, se vuoi aggiungere qualcosa, Giacomo, per un commento finale, ti lascio la parola. Sì, purtroppo il pronostico è stato rispettato, comunque abbiamo fiducia che già dalla prossima partita la Santarelli Cingoli si rialzerà, e non abbiamo, di questo siamo certi. Ringraziamo tutti per averci ascoltato. Mirko, ti lascio la parola. No, per un saluto finale, quindi vi do l'appuntamento qui al Palaquaresima per la prossima partita delle squadre della Santarelli Cingoli. Sabato prossimo 26 settembre ci sarà l'incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A maschile Beretta tra Santarelli Cingoli e Trieste alle ore 18, partita, dicevamo, con presenza, dove sarà permessa la presenza di pubblico sempre nella maniera, sempre rispettando i vari decreti ministeriali, quindi ingresso di pubblico contingentato. E da Cingoli è tutto, l'appuntamento, diciamo, vi aspettiamo qui su Sport Eleven sabato prossimo 26 settembre per Cingoli Trieste. Un saluto da Mirko Mazzieri e Giacomo Grasselli.